Ce lo chiediamo tutti un po' in questo periodo, che fine ha fatto il mio io? Lo chiediamo a Francesco Paolo Antoni, che è qui in scena al Teatro San Babila, con uno spettacolo che è un po' una psicoterapia. D'altronde il teatro è anche terapia, no? Ma il teatro è terapia, assolutamente terapia. Io lo faccio da sempre come terapia. Se non facessi teatro o se non sfogassi alcune frustrazioni attraverso i miei personaggi, probabilmente adesso sarei molto più pazzo di quel che sono in realtà. Quindi il teatro va fatto come terapia e va visto anche come terapia. Io ne approfitto per appunto portare in scena questo spettacolo, si chiama Che fine ha fatto il mio io, sottotitolo Appena lo trovo, Usputen Fatsch, perché ne ho molte da dire, e quindi approfitto del mio mestiere per farne una sorta di pubblico terapia, una terapia fatta col pubblico. Mi accompagna un altro attore, Arduino Speranza, che mi fa da psicoterapeuta, e quindi in questo viaggio attraverso la mente di un uomo di 50 anni che ha una crisi esistenziale, appunto, e per l'età e per il momento in cui viviamo, questo momento di grande confusione, grandi incertezze, grandi insicurezze, che ci porta naturalmente a essere più deboli, a essere più fragili. E quindi il dottore mi farà fare una serie di terapie che vanno dal... Quali terapie? Ecco, vanno dall'idroterapia, alla musicoterapia, alla cromoterapia, alla sessoterapia, che è una cosa abbastanza diciamo diffusa e vorrei che si diffondesse. E invito anche il pubblico a farlo, per cui il pubblico è coinvolto in questo spettacolo. È preoccupante questo, perché ho letto proprio che è interattivo, quindi come, in che senso? Più che preoccupante, anzi, io mi divertirei all'idea di partecipare a una cosa del genere, una cosa allegra, no? E insomma sì, ogni tanto il pubblico interviene, lo spettacolo cambia di volta in volta perché il pubblico interviene, quindi io improvviso molto. E io sono stato anche da uno psicoterapeuta prima di fare questo spettacolo, poi mi sono detto: ma perché devo andare a parlare con una persona che devo pagare, quando posso parlare con tante persone che pagano loro a me? Certo. E quindi mi sono inventato questo spettacolo, che devo dire funziona da un punto di vista, per quanto mi riguarda come terapia, per quanto riguarda il pubblico funziona molto, perché si diverte assai. Sì. E quindi questa è una bella terapia. Terapia anche per il pubblico, perché comunque il teatro è catarsi, quindi... Certo, bravo, vedi che il teatro è catarsi, brava, brava, brava. Prova a dire 10. 10. La lingua butta. 10, lo sapevo. Io sono un allieva del professor De Lollis, per cui da anni che seguo questo metodo Stanislavski, giusto? La mia ottima allieva, la mia migliore allieva. E quindi sì, per il pubblico è un gran bel, sì, una bella terapia, perché se ne va molto divertito, il pubblico se ne va molto contento, per cui questa è la giusta terapia poi di questi periodi, insomma, andarsene via col sorriso sulle labbra è una bella cosa, perché insomma c'è poco da ridere in questo periodo. Per Francesco sempre teatro o magari ancora televisione o cinema? Ma televisione, per quanto mi riguarda, la televisione credo che sia abbastanza out, nel senso che non c'è nulla in televisione che mi piacerebbe fare, non c'è più il varietà di un tempo, non c'è più il varietà con un pensiero dietro. Ci sono delle passerelle di comici, ma poco mi interessano, devo dire. Il varietà in un contesto fatto, in un contesto giusto, dove i personaggi e i tormentoni restavano nel tempo. Infatti i tormentoni di quando noi facevamo Mai dire gol sono ancora rimasti nell'immaginario collettivo. Sto facendo della televisione, sto facendo un personaggio in Posto al Sole, girato a Napoli, che mi diverte. Questa è un'altra cosa, chiaramente. Sì, ecco, là mi diverte, che faccio l'attore, mi diverto anche a fare un personaggio antipatico. Una simpatica canaglia, quindi mi diverte molto, sì, ma varietà francamente non ne vedo in giro, quindi non saprei dove, se volessi fare televisione non saprei dove collocarmi. Allora è meglio venire a teatro, e poi è terapeutico, quindi veniamo. Assolutamente, meglio stare a teatro, meglio fare teatro, perché il rapporto col pubblico è fantastico, e meglio venire a teatro perché si sta bene e ci si diverte. Grazie. Grazie a te, grazie a voi.
mi sento tanto bene, non è un fatto fisicare, ma è un fatto cervellare. Un fatto cervellare, non sto bene con la cervella, qualcuno potrebbe intuirlo anche dal titolo che è cambiato, che fine ha fatto il mio io, perché sto in piena crisi esistenziale, un po' perché la mezza età, che ho superato la soglia dei 50 anni, e insomma un po' perché stiamo vivendo un momento veramente drammatico da un punto di vista sociale, da un punto di vista politico, non si capisce niente, veramente stiamo tutti quanti proprio con una confusione. Non voglio parlare di denaro, perché è meglio neanche parlarlo, perché se no ci ricordavamo di quando ce l'avevamo, quindi è meglio se no ci viene la malinconia. Non voglio parlare di politica, perché la politica già ne parlano molto meglio e sono molto più divertenti i politici stessi di quanto potrei essere io, e quindi però voglio parlare di questo mio malessere, questa mia crisi esistenziale che mi porta a essere veramente insicuro, incerti. D'altra parte veramente siamo tutti in questo momento, ma chi è che ha sicurezze? Non siamo sicuri di noi, non siamo sicuri di quello che facciamo, non siamo sicuri di quello che cerchiamo, non siamo sicuri di chi ci sta vicino, non siamo sicuri del nostro partner, non siamo sicuri di quello che vogliamo dalla vita. Io non sono manco tanto sicuro di quello che sto dicendo veramente in questo momento, e quindi insomma c'è, però voglio dire, insomma c'è insicurezza, insomma, ma a me con le facce che tenete non mi pare che sono lì a essere in crisi, veramente, stasera. Mi sembra che sia una cosa abbastanza generale. E quindi di che si tratta? Si tratta di una terapia, una pubblicoterapia. Io ho approfittato di voi perché voglio terapizzarmi, voglio fare una terapia e voglio che voi, insomma, la voglio fare con voi. Insomma, io ci ho provato pure a fare un percorso normale da psicoterapeuta. Io soffro anche di una indecisione patologica, per cui sono andato da due psicoterapeuti perché non sapevo decidere da quali dei due andare. E poi mi sono deciso e ho fatto un percorso con uno psicoterapeuta. Un po' mi è venuta un'intuizione e mi sono detto: ma perché devo andare a parlare con una persona che devo pagare, quando io posso parlare con tante persone che pagano loro? E quindi diciamo, mi è venuta in mente questa cosa ed è nato questo spettacolo che, vi ripeto, è una pubblicoterapia che io farò con voi, che voi farete con me, gentilmente, pure se non gentilmente, ormai sei chiusa la porta, quindi la dovete fare per forza, perché insomma io credo che possa far bene anche a voi, devo dire, perché c'è sempre un momento nella vita durante il quale ci si pone delle domande proprio esistenziali, dei quesiti proprio fondamentali, chi siamo, da dove veniamo, ma soprattutto a che ora si mangia, che in questo periodo è già più complicato, poi soprattutto a Milano, perché essendo napoletano non mi riesco ad adattare agli orari vostri, perché noi a quest'ora purtroppo insomma stiamo, voi siete venuti già a mangiare, è vero? Già mangiati, vedi? A Napoli, che sono ancora usanze barbare, non se ne parla proprio a quest'ora di mangiare, si sta cominciando a dire che cuciniamo stasera, è una cosa proprio schifosa, per cui io in questo momento, io purtroppo abituati agli orari di Napoli, io ho un calo di grassi, perché a me piacciono molto i grassi, devo dire la verità, però ci sta sempre qualche scassacazzo vicino, che mentre stai prendendo questione con una bella cosa grassa, tipo un bel salamino, ci sta qualcuno che ti dice: no, attenzione, non mangiare il salame che si alza il colesterolo. Ho capito, ma se non lo mangio adesso che ce l'ho basso il colesterolo, quando lo mangio? Quando ce l'ho alto. Dice: ma quando se lo mangi si alza. Ho capito, ma allora che ce l'ho basso inutilmente? Dice: ma quello l'organismo ne risente. Ho capito, ma allora io vorrei dire all'organismo: organi, e non di risentire, che facciamo? E per malusso, per la fette e salame, e camani. Dice: tu devi diventare vegetariano. Ma non posso, sono carnetariano, al massimo pescetariano, ma proprio vegetariano non posso. Ma comunque, al di là di questo equilibrio, diciamo, intestinale, che io voglio parlarvi di un equilibrio ancora più interiore, di un problema molto più nel profondo. Io sono alla ricerca del mio io. Appena lo trovo, sputo faccio, perché veramente gliene devo dire quattro, ma purtroppo il proprio io è difficile da trovare, perché il proprio io è furbo,
il proprio io se ne scappa, si mimetizza, si occultisce, il proprio io è molto più intelligente di te. No, non mi permettere mai, naturalmente, dico non il proprio io mio, il proprio io tuo, giustamente. No, pure il proprio io mio. Ma vuoi vedere che se il proprio io tuo è più intelligente di te? Ma vuoi vedere che il proprio io mio fosse più fesso del proprio io tuo? Allora, non ho capito, dobbiamo fare veramente, allora dobbiamo... se dobbiamo cominciare a mettere a confronto a chi sono propri e a chi si è proprio tu, Cesco, allora cominciamo Cesco, calmati, a calmati, calmati, guarda, perché se io proprio Cesco, mi sono offeso... Calmati. Chiedo scusa. Chi c'hai? Col signore là, ma non è che ce l'ho col signore là, purtroppo non è un fatto personale, ma è che io ho questa crisi, essendo la crisi esistenziale, mi viene anche una crisi proprio di nervosismo. A Napoli si dice, sagli la scimmia nel cervello, si dice a Napoli. Meno male che c'è lui, il professore, che ogni tanto, quando mi prende così, lui entra e mi calma e mi tranquillizza. Io ve lo voglio presentare, perché starà pure lui con noi tutta la serata, essendo lui il mio medico personale. Lui è il professor Arduino Speranza. Scusami, questa scenografia a te che cosa ti ricorda? Il teatro? Il teatro classico. Perché è una scenografia... Shakespeare! Bravo, Bruzzo, mi ricordo... Amleto, vabbè, Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta. Otello, qua, mi citate questi titoli, questi capolavori, fate fuori uscire l'attore teatrale che è in me. Bravo. Otello. Dove sei? Dove sei, Desdemona? Desdemona! Scusami, Desdemona chi è? Ah, lo faccio così, un po' internazionale, alla Orson Welles. Ah, bene. Solice. Vincenti Desdemona! Tu! 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 Cassio! Io? Tu, Cassio, sei un Cassio piccolo, ma leale, Cassio. Vabbè. Dimmi, Cassio, sì. Hai qualcosa da dirmi, oh Cassio? No. Com'è? No, una battuta, una cosa così. Ma io non so. Una battuta di te. Ah, sì. Dimmi, Cassio. Dimmi, Cassio. Notizie piuttosto urgenti da Cipro. Non si capisce una parola, non si è capita una parola. Ma io sono terapeuta, mi faccio da tutto. Ho capito, ma una battuta... Non sono capace. Va bene, Cassio, non importa, Cassio. Ho capito quello che vuoi dirmi. Ma che mi si conduca a questo punto, Iago! Questo, è sempre voi siete. Ah, sono pure Iago io. Noi due siamo, non è che possiamo... Vabbè, faccio Iago. Iago! Tu sai niente di quel fazzoletto? Quale fazzoletto? Quale fazzoletto? Il fazzoletto che io regalai a Desdemona. Ce l'avrà a Desdemona. Ce l'avrà a Desdemona? Tu non ne sai nulla, no. Vero? Bene! Chiediamo a Desdemona. Bravo, allora. Chiediamo a Desdemona. Desdemona! Forza! Desdemona! Questo si sembra così, pure la femmina lo fa. Ma a me facciamo una femmina. Dimmi, Otello! Desdemona! Sì. Ho un raffreddore fastidioso che mi tormenta! Prestatemi il fazzoletto! Un Kleenex! Un Kleenex? No! Il fazzoletto che vi diedi io! Ah! Non ce l'ho con me! Ah! Non ce l'hai con te! No. L'hai dimenticato? L'ho perduto! Oh! L'hai perduto? Sì. Vallo a prendere e mostramelo! E mostrami il fazzoletto! Ma se l'ho perduto, Guardata! Dimmi la verità! Che cosa? A chi l'hai dato? Il fazzoletto che io ti regalai! Francesco! Mamma mia! Non mi dite guardatemi, perché io sto compreso tutto nel ruolo di Otello e voi mi dite guardatemi. Ma tu mi stavi a trovare, mi fate venire veramente un colpo poplettico. Però mi ha funzionato, non so.
Ha funzionato meglio? Perché sì, e diciamo che mi ha scosso abbastanza. Bravo. Quindi mi ha rimesso un attimo. Visto che ti ha scosso, sì, adesso continuiamo con la prima terapia. Sì. Ecco, che è la prima terapia che ti scuote ancora di più, che è l'idroterapia. Oh, bene, bene. L'idroterapia si fa con? L'acqua, lo dice la parola stessa. Prendo il macchinario. Il professore va a prendere tutta l'apparecchiatura che serve per fare questa terapia. Ecco qua l'apparecchiatura, il sicchio che il professore ha preparato per... Che cos'è l'idroterapia? Naturalmente è l'acqua che ci si butta addosso, però il problema è che l'acqua deve avere una particolarità, deve essere assolutamente... Ghiacciata. E quindi deve essere ghiacciata. Ah! Mamma mia, professore, ma ai, ai, ah, ma è ghiacciato proprio. Certo, c'è il ghiaccio. Sentite. No, io no, tu la devi fare. Mamma mia, bella, no, per curiosità, per curiosità. Cioè, ma è, professore, ma è, c'è ghiaccio proprio, ma che è ghiaccio di... È ghiaccio. Ghiaccio di polare, c'è... Ma non è che mi passa la crisi e mi viene la bronchite, non è, professore? Non garantisco. No, perché è veramente, esagerata veramente. Però purtroppo io sono costretto, io la devo fare queste terapie, io le devo adottare perché devo curare questa mia crisi esistenziale, se no va a finire che lentamente, ma inesorabilmente, divento moscio, apatico, appesatura. Come posso dire tecnicamente? Una wallera, va, proprio una wallera. Quando si diventa una wallera è grave perché fai la faccia appesa e quando c'hai la faccia appesa se ne scompaiono tutti quanti da vicino, amici, parenti.